Litigavamo su tutto, litigavamo su tutto. In questa legislatura, sia nei comuni sia in consiglio regionale, il salto di qualità è stato evidente, grazie anche agli approfondimenti tecnici, grazie anche alla decisione del Presidente Rossi, che io un anno fa ho chiamato, anzi a cui chiesi se era un illuminato oppure se era un incosciente. Oggi temo che più che un illuminato sia un incosciente, perché contando i numeri che ha questa maggioranza mi rendo conto che veramente non aveva la possibilità di fare un atto così importante, e se lo porterà a casa senza dubbio non lo deve, diciamo, all'abilità di aver cucito un problema con un territorio e con la propria maggioranza, che sarà evidente in quest'Aula anche nei numeri. Però partivamo anche con un rischio di chiusura, non solo di Firenze, ma anche di Pisa, un declassamento, perché come abbiamo tutti saputo, altri aeroporti vicini, anche extra-regionali, ci hanno nel frattempo che noi decidevamo sottratto centinaia di migliaia di passeggeri all'anno. Partivamo da un assunto, è bene dirlo oggi perché siamo anche in diretta e ci sentono anche al di fuori da questo Consiglio, che nessun piano degli investimenti avrebbe mai potuto contenere un investimento pubblico per una nuova linea ferroviaria di 80 km. Basta continuare a dire, basta fare un binario, un potenziamento. Ricordo a chi lo dice ancora che in questo piano che abbiamo noi previsto delle linee nuove di tranvia, che per 10 km costeranno al pubblico dai 3 ai 400 milioni di euro, per 10 km. Immaginatevi qual è l'ente pubblico che avrebbe potuto investire su una linea di 80 km di ferrovia. Non esiste. Come, diciamo, con questa soluzione abbiamo trovato la possibilità di fare investire il privato, come succede in tutto il mondo, diamo atto che in questo percorso difficile abbiamo ottenuto, diciamo, dei risultati anche inaspettati, perché il vero risultato inaspettato, che voglio sottolineare, è l'integrazione dei due scali aeroportuali in una o fusione, una holding che sarà, che è un risultato che sembrava non anni fa, ma mesi fa impossibile a raggiungere. Ed è stato raggiunto anche con delle peripezie burocratiche, normative, legislative, che abbiamo anche criticato apertamente in passato. Mi riferisco ovviamente alla acquisto e vendita delle azioni, che poi ha consentito di concludere il Siloco in un certo modo, che ora senz'altro farà sì che sia l'aeroporto di Peretola sia quello del Galilei abbiano una testa unica e poter decidere il loro sviluppo. Ma poi partivamo anche da dei dati nero su bianco su degli istituti che, guarda caso, chi ovviamente in altre occasioni li sbandiera come gli istituti sul quale poi inchinarsi, perché ci dicono che sono la Bibbia, ovvero l'ARPAT e l'IRPET, che ci dicono che ci sarà un miglioramento ambientale per quanto riguarda l'ARPAT e un miglioramento del beneficio economico non solo in termini di occupazione ma anche in termini di economia reale, l'IRPET. Per altre modifiche urbanistiche, per altri piani, questi sono ovviamente delle icone a cui inginocchiarsi. Per questo ovviamente per i detrattori sono diventati addirittura quasi inaffidabili, quasi si è richiesto studia soggetti terzi, non si sa quali fosse. Ricordo a tutti i colleghi che per altri piani, e ce l'abbiamo anche nelle variazioni nell'assestamento di bilancio in questi giorni, la Regione investe risorse pubbliche per spostare una strada o per spostare oltre più di una strada per progetti presentati da privati, per favorire investimenti di privati, come succede in tutti i comuni, ma nessuno chiede bus, nessuno chiede via, nessuno chiede approfondimenti urbanistici, nessuno chiede l'intervento dell'IRPAT o dell'ARPAT, passano inosservati. Su questo piano abbiamo fatto tutti i tipi di approfondimenti necessari, giustamente dico io, ma chi invoca strumentalmente questi interventi abbia la coerenza di invocarli per tutti, perché sotto i commi delle variazioni alle finanziarie o delle variazioni di bilancio ne passa decine di questi atti dove non c'è nessun tipo di controllo. Allora è chiaro che gli elementi nuovi
che ci inducono a, a concludere il ragionamento ci sono e sono positivi, perché come dicevo questa integrazione societaria favorirà uno sviluppo contemporaneo dei due scali. Io non so dove Mattei arriva a quelle conclusioni, perché i programmi detti in questa commissione dal nuovo gestore sono di arrivare a 7 milioni e mezzo per Pisa e 4 milioni e mezzo per Firenze. Hanno dichiarato di investire 260 milioni come ha richiesto Pisa e 240 milioni per Firenze, 500 milioni di euro. Esiste un ente pubblico che mette 500 milioni di euro in un'infrastruttura? Se lo trovate, ditemelo, io non lo trovo. Abbiamo trovato un privato che lo fa, abbiamo trovato un privato che vuole arrivare all'obiettivo per la Toscana di arrivare a 12 milioni di passeggeri, togliendone almeno un milione di passeggeri che ora fanno scalo fuori di regione. È un obiettivo irraggiungibile? Forse. Abbiamo capito che loro ci metteranno i soldi. E se richiederanno risorse pubbliche, io l'ho fatta questa domanda in commissione, lo faranno ovviamente nei limiti consentiti dalla legge. Si sa benissimo che gli aiuti pubblici di Stato non sono possibili. Loro lo sanno meglio, lo fanno di mestiere, quindi attingeranno a quelle risorse che deriveranno da bandi europei o per le infrastrutture importanti o strategiche, e accederanno a quelle risorse pubbliche a cui ci sono acceduti tutte le infrastrutture pubbliche del mondo. Gli aiuti di Stato, come qualcuno li può chiamare ora, gli aiuti pubblici sono stati sempre alle infrastrutture, sempre. Auguriamoci ce ne sia pochi, perché lo Stato ce ne ha poche di risorse. Cito il People Mover, che abbiamo addirittura trovato nelle risorse di questa regione, non dello Stato, dell'Europa. I People Mover lo paghiamo noi, lo pagano i toscani, va bene? Non i fondi FES o FAS, che noi ci auguriamo invece di poter attingere non solo per l'aeroporto, ma magari per le ferrovie, ma magari per il trasporto pubblico che ne ha tanto bisogno, ecco, in questa regione. Ecco, quindi non ci nascondiamo dietro un dito. Se le risorse private non saranno sufficienti, auguriamoci che siano talmente competenti e professionali di andare a cercare dove si possono cercare. È chiaro che questo atto rimane per noi negativo dal punto di vista del parco agricolo, che reputiamo una ipocrisia, non tanto perché non ci piacciono i parchi ci piacciono e come, ma perché quello non è un parco, è solo un ingessamento del territorio, e non solo non è un parco, non è neanche agricolo, e quindi avremmo preferito chiamare una mega clausola di salvaguardia per il parco, perché di parco noi non ci troviamo nulla. Quindi concludo perché ovviamente non mi illudo che sia finita qui. Questo è un atto importante e credo che sia importante, diciamo, non solo per Firenze, come qualcuno vuol dire, ma per tutta la Toscana. Mi dispiace che Mattei abbia praticamente fatto capire che non sia finita qui, perché io prendo la sua come una minaccia politica, ovviamente. Ha fatto capire che di qui la nostra decisione ci sarà non i 18 mesi che spera DF per fare la pista, ma i 4, 5, 6 anni che minaccia DF per ovviamente le complicazioni che i sindaci sul territorio possano recare. Quindi ancora tempi tecnici e burocrazia. Mi auguro ovviamente che non sia così, e mi auguro che chi non è d'accordo prenda atto che se passa un voto a maggioranza, questa maggioranza in democrazia andrebbe fatta rispettare, anche se la maggioranza non è la maggioranza politica che ha votato questo presidente e che, a cui noi decideremo se partecipare solo dopo aver capito se ci saranno dei colleghi che hanno confermato di fare questa scelta prima di noi. Altrimenti, insomma, la strozzatura dover votare la fiducia al presidente è una cosa che veramente ci disturba in un atto così importante, e avremmo voluto votare con più serenità e più tranquillità. Grazie, diamo la